Mister Enrico Cunico, vi apprestate ad affrontare lo Pitergino, una squadra non facile che è stata capace di battere nell'ultima partita di campionato niente meno che il San Donà. Che partite vi aspettate? Ma sicuramente troviamo una partita molto molto difficile. È un momento che stanno bene, hanno vinto fuori casa contro un San Donà in salute, quindi di conseguenza è chiaro che non è facile. Tra l'altro andiamo là da loro, siamo consapevoli che hanno un organico importante, quadrata, organizzata, giocatori di qualità, quindi di conseguenza dobbiamo fare bene, stare attenti, accorti, con l'atteggiamento giusto che avevamo domenica scorsa. Per quanto riguarda la sua squadra, qual è la condizione dei giocatori, in particolare di Salzano che ha avuto dei problemi questa settimana? Ma anche oggi Salzano ha lavorato a parte, sta recuperando, vediamo domani mattina, domani pomeriggio in rifinitura se sarà con noi e poi valuteremo per domenica. Diciamo che ha fatto tre allenamenti a parte, quindi sì, non è proprio in ottime condizioni. Potrebbe quindi al suo posto ritrovare spazio Malagò eventualmente? Ma è da valutare, sicuramente se Salzano non è proprio al massimo, al 100% della condizione, il suo posto sarà fatto e andrà per Malagò, però valutiamo, vediamo anche fino a domenica mattina. Dopo l'esperimento fatto di inserire Di Napoli e Zubin fino al primo minuto, si potrebbe ripetere la cosa o potrebbe trovare spazio Mazzeo? Ma è chiaro che avere a disposizione tre giocatori importanti davanti come ce l'abbiamo noi per me è un piacere, un vanto, e di conseguenza valuterò settimana dopo settimana. Domenica scorsa è capitato ad Arturo andare in campo dall'inizio e Mazzeo è subentrato, poi verificheremo per domenica prossima. L'importante è che ci sia sana competizione e che si rendano consapevoli che comunque devono sempre dare il massimo, perché comunque chi andrà in campo dovrà sempre spingere e cercare di dare il massimo. E quindi gli esperimenti che lei ha fatto finora di mandare in campo questo piuttosto che quell'altro giocatore dipendono da che cosa? Dall'avversario che avete di fronte o da altro? Ma sicuramente fino a questo momento qua avevamo anche Arturo Di Napoli che non era in grandi condizioni fisiche, si sta recuperando, domenica ha fatto 60-70 minuti, ha allenato anche questa settimana con intensità, quindi era più un discorso anche di condizione fisica per Di Napoli. E poi non è detto che possano giocare anche tutti e tre assieme, vedremo più avanti, sta di fatto che in questo momento qua c'è stata competizione tra di loro e quindi domenica ha toccato a Di Napoli, poi vedremo per la domenica prossima. Parlando invece della difesa, ci sono due elementi molto importanti, parliamo di Cardin e Falcer, che sono diffidati e che in caso di ammonizione potrebbero saltare la partita successiva a quella dello Pitergina, ma potrebbero, ironia della sorte, essere disponibili per la partita, il big match contro il Treviso. Ma io dico sempre che non dobbiamo guardare oltre, dobbiamo pensare ad una partita di domenica, è una partita dura, difficile, e quindi al di là di chi è in diffida o non è in diffida, noi dobbiamo andare in campo per cercare di vincere la partita e di dare il massimo. Poi se durante la domenica ci sarà qualcuno in diffida che verrà ammonito, valuteremo per la domenica prossima, però non è che dobbiamo aver paura o andare condizionati perché magari sono in diffida, non devo spingere o devo stare attenti a certe situazioni. Devo dare il massimo sempre, poi se sarò in diffida e verrò squalificato per la domenica prossima, valuteremo al momento.